Foglia per fare la pasta fatta in casa. Ciao amiche e amici, benvenuti nella cucina di Novella. Oggi vi mostrerò una ricetta particolare. Come tutti sappiamo, in questi giorni di crisi a causa del coronavirus, praticamente tutti si sono affondati nei supermercati a comprare farina, lievito e non si trova più niente, nemmeno le uova, è nemmeno più tanto facile. Quindi oggi vorrò proporvi una ricetta con degli ingredienti alternativi, facilmente reperibili in tutte le case, in quanto chi di noi non ha in casa della fibra di bambù? Semplicissimo. Oppure della farina di semi di carrube? Tutti. Poi abbiamo del latte scremato in polvere e del glutine di grano. Ora, logicamente, una piccola accortezza a chi è allergico o intollerante al glutine, si attacca, niente. E comunque, tornando alla nostra ricetta, abbiamo poi delle uova. Anche queste ultimamente sono altamente difficili, non si trovano più, non ci stanno. Ieri infatti sono andata al supermercato e niente. Tanto è vero che ho deciso di comprarmi di adottare una gallina, ecco, sta lì là in sala ora, bianchina, vabbè, non viene ancora, non è tanto addomesticata. E quindi veniamo alla nostra ricetta. Ora, con l'ausilio del mio fedele robottino, andremo ad impastare tutti gli ingredienti. Chi non ce l'ha farà con le mani, io so pigra, non me va. Chi non ha le mani, vabbè, niente. Ok, inseriamo tutti gli ingredienti nel boccale. Uova. 40 grammi di fibre di bambù, le uova sono due. Vi ricordo che questa ricetta per due, massimo tre persone, dipende da quanto mangiate. Insomma, pure una, se mangi tanto, le fai un bel piattone. Io l'altro giorno con questa ricetta ci ho fatto una teglia di lasagne. Ecco qui. 40 grammi di fibra di bambù, 100 grammi di glutine di grano, mi raccomando sempre agli intolleranti, allergici, scordatevelo. Voilà, 30 grammi di latte scremato in polvere, 5 grammi di farina di semi di carrube, che è un addensante, quindi un pochetto si amalgama meglio. E poi, per ultimo, ma non per ultimo, 0 grammi di niente. Ok. Ora impastiamo. Ed ecco qui la nostra bella palla di impasto che andremo a far riposare una mezz'oretta in frigo. Ed inoltre ci tengo a precisare che si tratta di una ricetta proteica, ricca di proteine e di fibre e a basso contenuto di carboidrati. In questo modo, cari miei, uscirete da questa quarantena senza prendere una quarantena di chili, perché comunque è una pasta dietetica, utilizzata anche nelle diete proteiche, quali ad esempio la Ducan. Andiamo a vedere. Sono passati 30 minuti, andiamo a riprendere la nostra pasta nel frigo. E voilà! Cominciamo un pochino ad amalgamarla un po' meglio. Un po' dura. Facciamo dei pezzi con questo che si chiama tarocco. Ed ecco qua. Ora, con l'aiuto della macchina, come si chiama, nonna papera, qualcuno anche la chiama, andiamo a fare le nostre sfoglie. Chi non ha questo apposito attrezzo fa che le mani, ma chi non ha le mani, vabbè, niente. Però mi raccomando, servono muscoli perché è una pasta un po' duretta. L'avete fatta ginnastica a casa, gli esercizi, YouTube, i tutorial, perché se no, gnafate. Ok? Piccolo inconveniente, niente, mentre riguardavo il video, il gatto mi è saltato sulla schiena. Gea, va a giocare con la gallina, va. Dai, dai, dai.
Già? Va a giocare con la gallina. Su. Gea. Scendi. Gea. E scendi. Gea. Vai giù. Vai giù. Dai, scendi. Gea. Mi fa ribosino là. Beh, continuiamo. bene, andiamo a preparare le sfoglie. Stringiamo un pochino il apposito coso qui, un pochino più piccolo e andiamo. Tutto bene? E andiamo a fare le nostre sfoglie. Sempre più piccole. Dove sei andate? Non si... No, no, scendi. Scusate. Va bene, continuiamo. Vedete? Vedete? Ma che bella gompa da farina 00. Guarda qua che meraviglia. Ancora più piccolo. E voilà. Continuiamo ancora. Vabbè, vi risparmio tutto questo procedimento e ci vediamo tra un po'. Ebbene, amiche e amici, la nostra sfoglia è pronta, come vedete. Guardate che meraviglia, eh? E come vi dicevo, ci potete fare quello che volete. Oddio, che cazzo! Scusate. Quello che volete, tortellini, tagliatelle, ravioli, lasagna già bella e pronta, tagliatelle. Fate i rotolini, prendete il coltello, come faccio vedere. Prendete un coltello. No, il rotolino l'ho fatto un pochino così di fretta. E voilà, camiseria, la tagliatella è pronta. Voilà. Amiche e amici, seguitemi per altre ricette. Ciao ciao! Ebbene, oggi prepareremo una sfoglia per fare la pasta fatta in casa, con la quale poi potrete preparare...